E benvenuti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono sempre questo nome con la grande marca. E oggi siamo di nuovo su Pokémon Rubino Omega. Bentornati in questo primo video del giorno. Scusatemi se sono usciti tutti e due molto in ritardo, perché sono le 8.36 quando sto registrando il primo. Ottimo così. E mi tocca anche registrare quello di oggi, il secondo video del giorno. Quindi scusatemi sempre, siamo sempre qua appunto a Resort Lotta, nella Villa Lotta, per qualche lotta. Bene ragazzi, iniziamo subito perché dobbiamo continuare questa serie. Perché, scusate, intanto non mi sono dimenticato della live, quello sì. Ci sarà una doppia live questa settimana. Una ci sarà mercoledì su Dokkan e una seconda ci sarà su Pokémon sabato, per recuperare quella di della scorsa settimana e per fare quella di questa settimana. Quindi ragazzi, partiamo. Non è vero, mercoledì non potrà esserci. Vabbè, vi avvertirò sempre su Instagram. Seguitemi su Instagram, nome in descrizione. Partiamo subito, bene, via le lotte in singolo. Ci eravamo fermati alla lotta consecutiva numero 3. Quindi partiamo. Mio marito era un po' certo di essere definito un modello, ma ama i Pokémon ed è questo che conta. Se lo dici tu, per me non ci sono problemi. Se vedete qua, questa modifica nello sfondo, che c'è un fumetto, il volume 2 di Detective Conan. E ecco anche Luana, sul Luana, sì, una mia amica Lunala e Solgaleo. Perfetto, partiamo subito, ovviamente c'è Pikachu e Xenon dietro. Ottimo. Lotta, fendi foglie, ti dico ciao ciao, aglietà. Mangio una bacchetta. E sbam, shot immediato. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Electrike, mamma mia. Electrike, andiamo con Dragon Tree. E lo ammazziamo, spero. E sbam. Lasciamo poco. Morso. Fendifoglia e Sekete. E ciao ciao Electrike. Electrike. Terzo ultimo Pokémon. Pawniard, Dragon Tree. E gli facciamo un po' male, spero. Cos'era? Non mi ricordo se gli facevamo male. È un pochino, poco. Veramente poco. Ferro scudo si aumenta la difesa. E ok, va bene. Allora andiamo di Fendifoglia. Fendifoglia, zaccati. Yeah, un cacchio di niente. Bene, attacca lite. Ottimo, me lo confondo se non vado errato. Non mi ricordo. Vabbè, allora io sostituisco e metto Latios. Non voglio fare di nuovo il game over, quindi Latios, fai il tuo dovere. Finta. Cacchio. Ha fatto male. Andiamo di Psycho Shock. Non è effetto, vero? Me l'ero dimenticato. Finta, eccolo. Benissimo, Latios. Porca trota. Se mi muore Latios, siamo fregati. Meno male che è il terzo e ultimo Pokémon, quindi in qualche modo lo dobbiamo pur finire. Palla ombra, vediamo cosa gli fa. Palla ombra, boom. Ma io mi dimentico sempre i tipi. Allora, palla ombra fa male. E mo' se tipo spettro a Pawniard fanno male. E vabbè, continuiamo, andiamo con la prossima. Chi è? Vabbè, intanto un punto L. Un punto lotta. Lotta numero consecutiva numero 5. Curati Pokémon, ovviamente. Di nuovo una tizia. A volte mi chiedo, in preda alla tristezza, ma perché non sono un Pokémon? E allora, io non posso risponderti perché non lo so. Un'altra Pokéfan. Freelish femmina, perfetto. Ti dico Dio molto facilmente con un bel Fendifoglia.
ma proprio un bello potente fendi foglia sacchete sss pem. Ciao ciao Frillish, è stato bello conoscerti. Perfetto. Next Pokémon Skiplum. Skiplum, vai Dragartigli. E sbam. Ok, vi ha fatto molto, gli ha tolto metà vita. Cacchio, acrobazia potrebbe farci un po' male, infatti ce l'ha fatto. Ma andiamo di Dragartigli di nuovo. Sbam. Ok. Perfetto. Ottimo così. Glemiao. Dragartigli di nuovo. Aumento intanto il fuoco. Mi metto a fuoco. Perfetto, un altro bel po' di vita tolta attrazione. Sono vado errato? Sì. Ti prego, Sceptile, non mi frega, ti sei innamorato. Vai con Dragartigli. E la fai fuori. Brava! Bravo, Sceptile. Grande così. Glemiao. Ciao ciao. Andiamo prossima lottima. Non so parlare oggi. Prossima lotta. Prossima vittoria. Ok, Pokémon curati. Punto a lotta per noi. Sarà il numero 6. Vuoi continuare? Continua. Ultima lotta, ragazzi. Ultima lotta di oggi. Certo che bla 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 bla. Non ho voglia di sentirti. Tripla femmina oggi, ragazzi. Un episodio femminile, anche se oggi è la festa del papà, quindi fate un auguri, fate gli auguri a tutti i vostri padri. Se non vado errato oggi, non mi ricordo. Vabbè, Electrike di nuovo. Attenzione, vado di Dragartigli. Guardalo, guardalo, bam. E resiste. Tuona onda. Che palle, sempre tutti su Sceptile le fanno le cose, sempre, sempre sul solo su lui. E andiamo di Fendifoglia, ti prego, Sceptile, vai. Sceptile, sarai un po' lento, però non mi interessa. Tu vai, non sono sicuro che non. Che ce la puoi fare, invece. E va bene. Allora, Latios, andiamo. Sceptile, bene, rientra. Ah. Ancora un piccolo sforzo, Latios. Non mollare. Morso. Super efficace, va bene, Psycho Shock. Ciao ciao Electrike. Bam. Perfetto, primo Pokémon andato. Siamo il terzo Pokémon è Venipad. Venipad. Allora andiamo di un bel Palombra. E cacchio protezione, ma sempre cioè, tutti hanno questa tecnica di usare Venipad con protezione che attaccano a velocità e usano acceleratore così la velocità aumenta. Psycho Shock. Boom. Shot. Benissimo. Ovviamente era super efficace. Se non deve versare un tipo veleno. Wingull o Wingull, come volete voi. Qua ci vorrebbe proprio Sceptile, ma vado di un bel Palombra e dovrei farcela tranquillamente. Infatti veramente poco. La difesa speciale diminuisce. Era assalto, cacchio, potrebbe far male. E invece no. E andiamo di Dragartigli e lo concludiamo per il bene. Sbam. Perfetto, ragazzi. Terzo Pokémon è andato KO. Quindi vittoria per noi. Abbiamo battuto la tizietta, la turista. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, commentate, condividete, iscrivetevi, che l'ho fatto. Noi ci vediamo tra poco e domani con un nuovo video. Pica pica a tutti. Parapapa, papapa.